E la pandemia ha peggiorato le disparità già esistenti, ha detto il presidente russo Putin, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos. Clima e sostenibilità sono le vie per una rinascita, dicono imprenditori e analisti italiani. Gianpiero Scarpati. La pandemia ha accelerato i cambiamenti già in atto, dall'aumento delle diseguaglianze alla perdita dei posti di lavoro e al divario tra economia reale e virtuale. Il mondo, dice il presidente russo Putin nel suo intervento online al forum di Davos, rischia di scivolare nella distopia se non verranno affrontate le sfide politiche, economiche, sociali e tecnologiche del XXI secolo. Putin definisce un passo nella giusta direzione l'accordo con il neopresidente americano Joe Biden sulla proroga del New START, l'accordo per limitare le armi nucleari. Per affrontare i rischi più urgenti, a cominciare dalla lotta al Covid, i leader mondiali in questi giorni hanno messo l'accento sulla cooperazione. Il dopo pandemia, il messaggio che arriva dal World Economic Forum per l'economia, non sarà un tornare indietro allo status quo, ma un grande reset che apre nuove possibilità anche per le aziende italiane. A Davos si parla della nuova economia del post-Covid. Questa si basa su due pilastri. Da una parte la sostenibilità e l'altra la digitalizzazione. Questi due elementi saranno indispensabili anche per le imprese italiane per poter rilanciare di nuovo la nostra economia. Indagato per